Si chiude oggi la campagna elettorale in previsione del voto di domenica. Nella nostra regione si vota anche nel capoluogo, i principali appuntamenti di chiusura. Nel completamento del finanziamento sui fondi di sviluppo e coesione è già chiarito che non vi è alcun finanziamento per la statale 106. Assemblea al Tribunale di Vibo Valentia dopo l'intimidazione ai giudici della sezione lavoro Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro. Metro City in cammino insieme al territorio verso l'Ocride Capitale della Cultura 2025. Incontro tra il sindaco facente funzioni Versace e i consiglieri Fuda, Lizzi e Mantegna. Ieri si è svolta l'assemblea dei sindaci della Locride dedicata al piano d'ambito alla presenza del sindaco metropolitano Carmelo Versace. A Palmi l'ospedale sarà realizzato entro il 2026, dalla regione arrivano notizie positive sul completamento dell'opera. Bentrovati, il giornale di Telemia. Si chiude oggi la campagna elettorale in previsione del voto di domenica. Nella nostra regione si vota anche nel capoluogo. Vediamo quali sono i principali appuntamenti di chiusure campagne elettorali. Si avvia alla conclusione la campagna elettorale dei 6 candidati a sindaco di Catanzaro, la principale città dove si vota in Calabria. Questa sera terranno le manifestazioni di chiusure in vista del voto di domenica. Nino Campo, imprenditore e candidato civico, concluderà la campagna con iniziativa in programma alle 11 questa mattina nella sala concerti del comune sul tema del recupero del centro storico. La chiusura invece della campagna elettorale di Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, è fissata alle 18 nel bar Ego lungo viale Normanni. Valerio Donato, anche egli candidato civico con il sostegno sia pure senza simboli di partito, di Forza Italia e Lega, chiuderà la campagna elettorale alle 20 all'hotel Guglielmo. Presente Filippo Mancuso della Lega, presidente del Consiglio regionale. Wanda Ferro, candidata di Fratelli d'Italia, vice capogruppo alla Camera del partito, chiude la campagna elettorale alle 19 con un'iniziativa in programma in Villa Margherita. E poi la manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Nicola Fiorita, candidato del centro-sinistra del Movimento 5 Stelle, è stata fissata alle 19 al Teatro Comunale alla presenza degli iscritti. Infine Antonello Tararico, che ha il sostegno tra gli altri di Noi con l'Italia, chiude la campagna elettorale alle 18.30 sul lungomare. La tornata elettorale di domenica prossima, che coinvolge gli elettori calabresi nel rinnovo di 75 amministrazioni comunali e chiede loro di esprimere un parere su 5 quesiti referendari, dovrà essere affrontata con maturità civica e coscienza cristiana, orientando le proprie preferenze soltanto alla luce della ricerca del bene comune e non di pericolosi tornaconti che spesso alimentano logiche clientelari di stampo malavitoso. Lo affermano i vescovi della Calabria in un documento approvato a conclusione di una riunione che si è svolta a Catanzaro, comune in cui si vota. Andiamo adesso a Crotone per vedere un po' come coagulano le forze in campo in vista anche del voto in quella comunità. Siamo a Crotone e parliamo di Forza Italia. Niente accordi e niente inciuci, ma solo un sostegno esterno al sindaco voce per senso di responsabilità. Forza Italia spazza ogni illazione circa un ingresso nella giunta dell'esecutivo al comune di Crotone e lo fa con una conferenza stampa a 3, presenti il deputato azzurro Sergio Torromino nella sua qualità di coordinatore provinciale e dei consiglieri Antonio Manica e Mario Megna. Forza Italia o parte di Forza Italia o delle persone come, che hanno il nome di Antonio Manica e di Mario Megna hanno dimostrato un grande senso di responsabilità nei confronti di una iettura che potrebbe avvenire per questo territorio, perché con un commissariamento di un anno, perché comunque a ottobre ormai non ci sarebbero i tempi per andare a votare, questo l'iter burocratico di questa amministrazione si fermerebbe, in un'amministrazione già in pesante difficoltà si bloccherebbe. Qualcuno vi vedeva già organico a questa giunta? Ma non lo siamo mai stati e non lo saremmo mai stati organici a questa giunta, perché noi ci eravamo solo proposti per supportare in base a un accordo programmatico questa giunta su quelli che erano gli interessi della città. Era un atto di responsabilità, l'amministrazione Voce vive un momento difficile, non ha i numeri per poter approvare i punti programmatici del programma del sindaco Voce. Noi avevamo avuto un contatto con il sindaco, con anche alcuni esponenti della giunta, per verificare la disponibilità di entrambi a trovare un accordo di massima su punti
politici, programmatici molto importanti per Crotone, prima fra tutti la bonifica. Un sindaco giustamente in difficoltà ha il senso di responsabilità di mantenere in vita il proprio progetto politico, ma ha la responsabilità anche delle sorti della città, quindi il tentativo ci sta ed è assolutamente apprezzabile. È apprezzabile il fatto che si sia rivolto per primo a noi, probabilmente ha intravisto la possibilità di avere a disposizione un'esperienza, una competenza, riferisco anche al collega Antonio Manica e anche quella di Sergio Torromino. Può tirare un sospiro di sollievo Vincenzo Voce, che ringrazia i rappresentanti di Forza Italia e si dice sicuro di una sua prosecuzione alla guida della città di Crotone, visti i molteplici impegni all'orizzonte. La possiamo definire una stampella esterna per responsabilità civile quella di Forza Italia? Ma no, guardi, con Forza Italia la domanda è provocatoria, perché io non so cosa hanno detto gli amici. Intanto posso dire che io ho avuto a che fare con Sergio Torromino, Antonio Manica, Mario Megna. Io ho interloquito con loro. Sapevano di questa interlocuzione anche Stanchi dei soliti. Quindi, che dire, lo sapeva anche Dalli Lavenderi. Era lì mentre parlavamo, per cui, ma qualcuno che mi ha chiesto, io ho detto guardate che un conto è parlare o interloquire, avere una visione del programma o di cosa c'è che non va nella mia amministrazione, e un conto è chiudere un accordo. Il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro ha fatto tappa presso la diga del Metramo in territorio di Galatro. La visita è stata sollecitata dal commissario provinciale del partito Denis Nesci e dal responsabile per le infrastrutture Filippo Zerbi. Del Mastro è rimasto molto colpito dall'importanza dell'infrastruttura in termini di raccolta delle acque e conseguente potenzialità idroelettrica ed irrigua. Il responsabile del consorzio di bonifica Tirreno Reggio presenti per l'occasione hanno sottolineato l'importanza della diga per lo sviluppo dell'agricoltura del territorio ed hanno sollecitato l'interessamento della regione per il definitivo utilizzo del bacino. 30 milioni di metri cubi d'acqua che potrebbero irrigare 20.000 ettari di terreni agricoli e generare 2.5 gigawatt di energia elettrica. Dalle potenzialità della diga sul Metramo andiamo a parlare di acqua, ma altrimenti una vera e propria bomba d'acqua che nel giro di 10 minuti ha scaricato litri e litri sul Cosentino, a cominciare dal capoluogo, con i passanti di giornata costretti ad abbandonare in fretta e in furia la centralissima isola pedonale di Corso Mazzini e in piazza Bilotti per rifugiarsi nei negozi. I commercianti intenti a liberarsi dell'acqua per via della presenza di sporcizia nei tombini, alcuni letteralmente divelti dall'acqua, e nelle caditoie la pioggia non defluisce bene e si insinua proprio nelle attività commerciali. Enormi disagi nella giornata di ieri, maltempo che continua anche oggi, ma non nelle dimensioni, nelle proporzioni della giornata di ieri. Cambiamo argomento, ci occupiamo adesso di Statale 106, perché nel completamento del finanziamento sui fondi di sviluppo e coesione è già stato chiarito che non vi è alcun finanziamento per la SS 106, e quanto afferma l'ingegner Fabio Pugliese di Basta Vittime sulla strada 106. In riferimento alla delibera CIPES numero 1 del 15 febbraio 2022, confermo che i 4.680 milioni di euro investiti dal governo, il cosiddetto dei migliori, rappresentano solo un'anticipazione sul complessivo investimento, come ha correttamente dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture della Regione Calabria, il professor Mauro Dolce, nella sua nota stampa. Tuttavia ricordo prima all'assessore Dolce e poi a tutti i cittadini calabresi che il complessivo investimento è pari a 6,3 miliardi di euro. Ciò implica che il saldo dopo l'anticipazione sarà di appena di 1,7 miliardi di euro. E nella presentazione del ministro Giovannini, pubblicata a febbraio scorso sul sito del Ministero delle Infrastrutture, in riferimento alla Statale 106 non vi è alcuna traccia, purtroppo, di alcun finanziamento. Mancano infatti 1.280 milioni di euro necessari a completare lo straccio Cutro-Catanzaro, così come manca un qualsiasi finanziamento relativo alle tratte
Arrate, Sibari, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria. Queste sono le dichiarazioni dell'ingegnere Fabio Pugliese, autore del libro Ecco chi è stato e già presidente dell'organizzazione volontariato Basta Vittime sulla strada statale 106. Sono certo che l'assessore Dolce, insieme alla giunta regionale guidata dall'onorevole Occhiuto, sarà certamente smentirmi nei prossimi 4 anni, così come mi auguro che inaugureremo i lavori per l'avvio dell'ammodernamento di nuove tratte di statale 106 a sud di Sibari, ma temo fortemente che questa legislatura sia ormai irrimedialmente contraddistinta da un fallimento conclamato. Oltre l'elemosina ricevuta per Crotone Cutro, solo 220 milioni di euro per appena 10 chilometri di nuova statale 106, non ci sarà più nulla e l'opera inoltre difficilmente partirà. Sempre se partirà nei prossimi 4 anni, continua così Pugliese. Dispiace dover rilevare che la statale 106 debba ancora oggi continuare ad essere oggetto di promesse, annunci e proclami di margine di ogni elezione politica, nel caso specifico poi peraltro già drammaticamente puntualmente smentiti dagli atti del governo, e non vi sia invece la giusta e dovuta serietà da parte delle istituzioni per questa problematica. Chissà quando avremo un governo regionale che invece di sbandierare prima del tempo improbabili risultati deciderà di farlo solo dopo l'avvio di un cantiere. Conclude così Pugliese. Assemblea al Tribunale di Vibo Valentia dopo le intimidazioni ai giudici della sezione lavoro Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro. Continueremo a fare il nostro dovere, affermano i due magistrati. L'incontro tra avvocati e magistrati a supporto dei due giudici vittime di minacce espresse in un volantino circolato nei giorni scorsi si è tenuto a Palazzo di Giustizia. Presenti il procuratore di Vibo Camillo Falvo, il vescovo della diocesi Monsignor Attilio Nostro, senza imbarazzi, con grande senso del dovere nel rispetto dei valori che da sempre animano l'attività della magistratura. Questo è il messaggio lanciato dai partecipanti all'assemblea. Ascoltiamo i magistrati. Siamo commossi e certamente non sentirsi soli è davvero la risorsa più preziosa in questo momento. Di questo sia io che il collega siamo profondamente convinti. Certi che naturalmente non muteremo sicuramente il nostro modo di procedere e adottato fino adesso. Ci dà tanta forza, il sostegno della collettività è fondamentale. Lavoriamo per questo, per i cittadini. Spesso abbiamo la percezione che la giustizia al di sotto di una certa latitudine sia solamente penale, e invece questa circostanza nella quale io direttamente e non soltanto in realtà con la collega Tiziana Di Mauro mi sono ritrovato è emblematica di come spesso anche al sud vi siano questioni molto complesse che ineriscono la giustizia civile a tutte le sue diramazioni. Naturalmente ciò che è successo a me poteva succedere a tutti gli altri valenti colleghi giovani come me che lottano per l'amministrazione imparziale e laboriosa della giustizia alle nostre latitudini, quindi si tratta di una questione che dovrebbe ricevere la giusta dimensione anche nel dibattito pubblico, nel dibattito istituzionale, ed è quello che proveremo a fare emergere in questo incontro di solidarietà. Non c'è affatto sconforto perché siamo circondati da una platea piuttosto ampia di interlocutori istituzionali, sociali, economici che hanno riscontrato con assoluta intensità l'appello a stringersi attorno alla giustizia, in particolare alla giustizia vibonese, e questo chiaramente rende tutto molto più facile nonostante il momento complicato. Città metropolitana presente a Locri con il sindaco facente funzioni Versace, consiglieri Fuda, Lizzi e Mantegna alla riunione programmatica ospitata nella sede del GAL Terre Locridee, promotore del progetto nato nel 2020, sui contenuti del dossier che verrà presentato a settembre. La città metropolitana di Reggio Calabria è stata presente sulla Ionica con una nutrita rappresentanza istituzionale. L'occasione sono le diverse iniziative promosse dal territorio nell'ambito del percorso che vede impegnati gli enti locali, tessuto sociale, associazioni sull'ambizioso progetto che punta sulla Locride quale capitale italiana della cultura per il 2025. Un'idea nata qualche anno fa su input del gruppo di azione locale GAL Terre Locridee presieduto da Francesco Macri. L'obiettivo è far ripartire il versante ionico reggino.
A guidare la delegazione della Metro City per un primo incontro di carattere programmatico il sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace e i consiglieri metropolitani delegati Domenico Mantegna, Rudy Lizzi e Salvatore Fuda. Una riunione operativa giudicata estremamente utile dal sindaco Versace che ha sottolineato la centralità del lavoro di squadra. Un percorso certamente complesso ed entusiasmante al tempo stesso, ha detto Versace, su cui intendiamo profondere il massimo sforzo possibile perché crediamo che la Locride meriti questo risultato e anche tanto altro, in ragione delle numerose risorse sociali e produttive e dello straordinario patrimonio culturale che questa terra custodisce. Locride 2025 è un progetto credibile, solido e autentico che ha il grande merito di partire dal basso, da un impulso diretto del territorio. Ma intanto, se la giuria dovesse accettare e quindi valorizzare quella che è questa candidatura che stiamo proponendo, con un dossier che ancora deve essere completato e che verrà ovviamente condiviso con il territorio e presentato nel prossimo settembre, la Locride merita non soltanto la capitale della cultura, ma merita tanto altro. Quindi noi è chiaro che cercheremo di presentarci con il vestito più bello, no? Come è doveroso ed è giusto che sia, ed è un'occasione questa che non può mancare a tutta la città metropolitana, rappresentata in questo momento ovviamente con questa candidatura della Locride, e siamo convinti che ovviamente presenteremo la migliore offerta possibile di questo territorio. Allora, intanto un progetto vorrei ricordare che parte dal basso, quindi un progetto che è stato voluto fortemente dal territorio, col coinvolgimento del GAL, il coinvolgimento di tutti i comuni che ne hanno preso parte in tutti questi anni, il coinvolgimento delle forze dell'associazionismo e di volontariato, quindi un qualcosa che parte veramente dal basso e che arriva ovviamente in città metropolitana per provare a mettere, diciamo, in sinergia tutto quello che di positivo sta venendo fuori. Noi dobbiamo far sì che per presentarci, come dicevo poc'anzi, con il vestito migliore emergano quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, facendole emergere tutte nella sua essenza, nella sua naturalezza. Quindi non ci caratterizzeremo, o meglio non caratterizzeremo il nostro progetto su un asset specifico, ma proveremo ad abbracciare un po' quelle che sono appunto le bellezze del nostro territorio, prendendole tutte interamente, perché ovviamente è molto vasto. Quindi quando parliamo della Locride parliamo di tutta l'area della Locride, partendo ovviamente dal basso e arrivando fino appunto alle parti più interne del nostro territorio. Al termine di una attività di riscontri ed accertamenti realizzata dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, è stata disposta dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria l'applicazione della misura cautelare personale negli arresti domiciliari nei confronti di un 51enne della provincia reggina, ritenuto responsabile di reiterati episodi di furto in abitazioni consumati in città dallo scorso mese di febbraio. Cambiamo sempre la cronaca. Isola Caporizzuto, una piantagione di canapa indiana con circa 700 fusti di un'altezza che va da 50 a 120 cm, è stata scoperta nelle campagne di Isola Caporizzuto dagli agenti della squadra mobile di Crotone, che hanno arrestato e posto domiciliari tre persone, tra cui il titolare di un'azienda agricola, con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il posto di polizia ferroviaria di Locri hanno tratto in arresto un cittadino romano di 49 anni pregiudicato. Nel corso di attività di controllo svolte presso la locale stazione ferroviaria, l'uomo è stato fermato dai poliziotti che, a seguito di accertamenti, hanno accertato che a suo carico era pendente un ordine di carcerazione per il reato di rapina. Ed ora Cosenza, dove due persone sono state arrestate dai carabinieri dopo che avevano tentato di rapinare una tabaccheria. Quando i militari sono giunti sul posto, i rapinatori erano già stati resi inoffensivi da un assistente capo della polizia penitenziaria che si era introdotto nella tabaccheria mentre due banditi picchiavano, utilizzando un manganello, il titolare del locale. Ed ora a Palmi parliamo di ospedale. Buone notizie, l'ospedale sarà realizzato entro il 2026. Dalla regione arrivano notizie positive sul completamento dell'opera. Maria Teresa Criniti per i particolari. Da uomo di sport so riconoscere quando una squadra c'è e funziona.
E posso dire che in questo primo scorcio di legislatura regionale lo spirito di squadra nella maggioranza di centrodestra c'è ed è forte. Esordisce così il consigliere regionale Giuseppe Gelardi commentando la riunione informale promossa dal governatore Roberto Chiudo per condividere progressi e futuri step previsti per il nuovo ospedale della Piana. Alla riunione erano presenti il dirigente dell'unità organizzativa autonoma regionale investimenti sanitari Gidaro, il vicepresidente Princi, gli assessori Gallo e Minasi. Nel cronoprogramma del nuovo ospedale, contenuto nel programma operativo 2022-2025 del commissario ad acta per il piano di rientro, si prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro agosto 2023 e un avanzamento fisico pari al 75% dei lavori contrattuali entro la fine del 2025. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 2026. Ringrazio il presidente Occhiuto, dice Gelardi, per impegno profuso verso il progetto e ancora di più per aver fortemente voluto condividere con la squadra quanto fatto finora. Ringrazio Filippo Mancuso, ma anche l'onorevole Cannizzaro, che ha sempre costituito un valido punto di riferimento politico per la rappresentanza della nostra terra a Roma. Nella sua nota Gelardi non dimentica i colleghi di maggioranza che hanno sempre dimostrato correttezza e lealtà dal progetto che è fondamentale per la Piana di Gioia Tauro, ma strategico per tutta la Calabria. Andiamo a Gioia Tauro e parliamo della Ciambra. Il fatto che il progetto da 15 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere ghetto della Ciambra, presentato circa un anno fa dalla Metro City di Reggio Calabria al Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del programma Qualità dell'Abitare, sia finito in fondo alle graduatorie tra le proposte ammesse, ma al momento non finanziabili per insufficienza di fondi, non pregiudicherà in alcun modo la programmazione. È una lettera che vi sto leggendo, uno stralcio del consigliere Mantegna sul progetto ammesso. Messo ma non finanziato. Continua il delegato. Il progetto Ciambra sarà realizzato, su questo non devono e non possono esserci dubbi. L'attenzione da parte della città metropolitana è massima, la programmazione dell'investimento su un'area nevralgica del nostro territorio come quella di Gioia Tauro lo dimostra, dice appunto Mantegna. Si è svolta l'assemblea dei sindaci della Locride dedicata al piano d'ambito alla presenza del sindaco metropolitano Carmelo Bersani. Andiamo per i particolari in questo servizio di Giuseppe Mazzaferro. Ieri assemblea dei sindaci della Locride presieduta dal sindaco di Caulonia, ormai a fine mandato, Caterina Belcastro, che l'ha convocata per le 18 presso il palazzo delle adunanze del comune di Siderno. Punti importanti all'ordine del giorno: il piano d'ambito rifiuti ATO città metropolitana alla presenza del sindaco facente funzioni della città metropolitana e dei consiglieri delegati. Un'analisi sulle proposte del livello progettuale definitivo, questo è l'obiettivo condiviso però dai sindaci. Il secondo punto all'ordine del giorno è il conferimento RSU con un'analisi e comunicazioni sulla situazione dei pagamenti dei comuni, sappiamo molti sono morosi. E poi nel terzo punto si è discusso dell'impianto di destinazione finale RSU al servizio del territorio della Locride. Varie sono state le richieste da parte dei primi cittadini. Noi abbiamo ascoltato il sindaco facente funzione della città metropolitana, Carmelo Versace. Bisogna guardare in avanti, e però bisogna guardare in avanti con una prospettiva che onestamente non è chiara a noi come città metropolitana, non è chiara molto più in generale su quello che succederà non soltanto sul piano d'ambito dei rifiuti ma anche per quanto riguarda lato idrico, e quindi da questo punto di vista proviamo ora a delineare quella che dovrebbe essere una strategia comune proprio per cercare di non rincorrere una nuova emergenza estiva. Questo è un po' l'auspicio. E poi c'è un altro tema, un tema che affronterò da qui alle prossime settimane con il mio consiglio metropolitano, perché dobbiamo anche capire cosa fare adesso dell'UPS rifiuti della città metropolitana. I soldi non bastano mai, i soldi sono dei nostri concittadini, non possiamo sperperarli. Da questo punto di vista c'è da fare una valutazione amministrativa ma anche politica, se continuare a mantenere l'UPS rifiuti in città metropolitana dopo tutto quello che è stato fatto di positivo, e oppure capire appunto se questo, per come sembra, deve essere un servizio che non più indispensabile, non per il nostro territorio ovviamente, ma per quello che è il nuovo piano d'ambito che sta per nascere con questa nuova multi-utility appunto regionale. E noi abbiamo voluto invece collaborare con il presidente Occhiuto in una riunione dove
abbiamo partecipato in maniera attiva, consegnando un emendamento direttamente nelle mani del Presidente Occhiuto. Avrei potuto consegnarlo a una parte politica ben specifica, non l'ho fatto proprio perché non volevo che si politicizzasse troppo un qualcosa che non va, che andrebbe a discapito solo ed esclusivamente dei nostri concittadini. Nella fase successiva ho tentato in più circostanze, anche tramite delle lettere scritte, di avere degli incontri insieme ovviamente alla conferenza dei sindaci metropolitano. Ricorderete tutti il documento che è stato approvato all'unanimità dalla conferenza metropolitana dei sindaci, che è il massimo organo che rappresenta il nostro territorio metropolitano. Rispetto a questo poi è chiaro che i toni si sono un po' alzati, e ovviamente io ho portato avanti quello che era un po' la linea della città metropolitana. Badate bene, io non ho mai detto però in nessuna delle mie interviste che sono completamente contrario alla multi-utility, ho semplicemente detto che la città metropolitana gode di un ordinamento giuridico che è diverso rispetto agli altri territori, quindi rispetto a questo penso che sia un qualcosa di legittimo, ma non perché lo dice il sindaco facente funzione della città metropolitana, ma perché lo prevede una legge dello Stato che si chiama la legge del Rio, che probabilmente solo alle nostre latitudini ancora non riusciamo a recepire completamente. A fare il punto sull'incontro è stata la Presidente dell'Assemblea Caterina Belcastro, che ieri ha presieduto per l'ultima volta l'Assemblea dei Sindaci visto il voto di domenica prossima. A mettere in evidenza delle scelte che sono state fatte è stato il primo cittadino di Ardore, nonché Presidente del Comitato dei Sindaci, Giuseppe Campisi. Questa è la terza assemblea perché appunto la città metropolitana sta condividendo il piano d'ambito con tutto il territorio metropolitano, quindi con le altre aree lo è stata già fatto e quindi oggi lo si condivide con i sindaci della Locride. Un piano d'ambito che si sta redigendo, si sta costruendo via via e quindi è opportuno, è necessario che si condivida appunto con tutti i sindaci. Quindi... hanno sempre torto, qualche sindaco manca, però le decisioni saranno portate avanti, così come è venuto qui ad ascoltarvi il sindaco della città metropolitana prima di chiudere, diciamo, perché poi ci sarà una delibera, no, del Consiglio metropolitano che sancirà questo piano d'ambito. Certo, sì, è da molto che stiamo discutendo del piano d'ambito, anche perché sappiamo che ci sono delle novità a livello regionale, non ci saranno più gli ATO territoriali ma un'unica ATO regionale e quindi questo piano d'ambito verrà poi portato in seno al Consiglio metropolitano, approvato e poi sarà, come dire, sarà legge per tutti. Il sindaco di Gioiosa Ionica, Salvatore Fuda, delegato della città metropolitana per il piano d'ambito rifiuti dell'ATO, ha spiegato che la proposta, dopo l'analisi e la spiegazione della città metropolitana, verrà resa definitiva ed approvata nel Consiglio metropolitano. In questa legge il passaggio di competenze all'ATO unica, quello che è, avverrà gradualmente, cioè sono previsti 6 mesi, quindi ancora a tutti gli effetti, diciamo, la questione della tematica rifiuti deve occuparsi di questa tematica l'ATO città metropolitana e i sindaci della città metropolitana, quindi per ora si va avanti così, non sappiamo quando, come e il commissario poi deciderà, perché il commissario ha il compito di mettere in piedi l'ATO e poi a quel punto si lavorerà. Noi comunque responsabilmente vogliamo consegnare un comparto con già il suo piano d'ambito, con già la sua buona così complicità con i territori, perché voglio ricordare che questi territori alla fine sono quelli in tutta la Calabria, grazie anche agli impegni che la città metropolitana con la sua struttura tecnica, tanto il dirigente De Mattesi che stasera sarà qui anche ad illustrare quel lavoro che ha fatto, ha portato avanti. Perché? Perché se voi pensate che i debiti che prima la regione vantava, i crediti che vantava nei confronti dei comuni, oggi la città metropolitana la situazione è molto cambiata, i comuni stanno pagando e partecipano e pagano la tariffa dei conferimenti che ci consente di tenere comunque i paesi puliti. Ecco, si è affrontato il problema delle morosità di chi non paga invece? Sì, e ripeto, li abbiamo ridotti moltissimo, perché se voi pensate che la gestione 2021, quella che noi abbiamo affrontato compiutamente, valeva una cosa come 55 milioni di euro, e su questi 55 milioni a marzo di quest'anno avevamo incassato 53 più o meno, vi rendete conto come questo sistema era un sistema fondato sulla fiducia. Certo, qualche volta abbiamo fatto delle riduzioni, delle chiusure, ma insomma
i comuni sono consapevoli a dover contribuire in un sistema comunque molto complicato dove mancano gli impianti. Siamo come città metropolitana, abbiamo programmato degli interventi corposi per completare l'impiantistica e abbiamo utilizzato questo bando del PNRR, l'ultimo. Siamo stati una delle poche città metropolitane, delle aree metropolitane che hanno presentato progetti. I nostri sono 98 milioni di euro complessivi, che prevede la costruzione di un biodigestore per l'umido sulla piana, la linea del secco sulla piana, 5 piattaforme di trasferenza, l'impianto per il trattamento dei PAP, insomma molte questioni che potrebbero risolvere il problema impiantistico dal punto di vista della differenziata. Questo ovviamente apre altri scenari, apre gli scenari anche rispetto alla questione di Siderno, che in realtà andrebbe rimodernato, andrebbe anche rivisto, perché se noi nella prospettiva abbiamo impianti diversi, cioè un biodigestore che fa 40.000 tonnellate, non è detto che Siderno debba mantenere casomai la linea dell'umido, può essere casomai fatti impianti diffusi per ammorbidire l'impatto ambientale e quello che è la problematica su Siderno. Abbiamo certo il tema degli impianti di destinazione finale, cioè dovremmo trovare dei posti dove quel poco di indifferenziate che genera comunque degli scarti dobbiamo depositarli. Oggi affronteremo la questione dell'impianto sulla Locride e portiamo a conoscenza lo stato dell'arte, qual è il lavoro fatto. Abbiamo intanto individuato delle aree dove non ci sono dei vincoli e su queste aree si potrà lavorare. Sicuramente in questi anni in comune abbiamo fatto sforzi immani, specialmente in quest'ultimo anno col lato di Reggio Calabria, per pagare l'arretrato, cosa importante che mentre con la regione navigavamo a vista, in questo anno col lato si era cercato di sistemare le cose, proprio ne sia che tantissimi comuni si sono messi a posto. Ecco. Però poi ogni volta ci troviamo dove quando ci sembra di arrivare vicino alla meta ci troviamo qualcuno che batte contro. Ci troviamo sempre qualcuno che batte contro. Adesso ci siamo trovati questa delibera della regione che vuole prendere in mano di nuovo tutto. È una serie di cose che ahimè fanno, oltre a creare problemi ai sindaci, creano proprio problemi al territorio. Noi ci accingiamo ad affrontare l'ennesima estate con queste problematiche. Parliamo ancora di ambito territoriale, perché il gruppo consigliare di minoranza Scelgo Locri vuol vederci chiaro sulla gestione dell'ambito territoriale di Locri ed ha formalizzato la richiesta di accesso agli atti. La richiesta dei 5 consiglieri di Scelgo Locri, Carabetta, Ratuis, Garreffa, Passafaro e Previte, giunge dopo che il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione ha diffidato il Comune di Locri, capofila dell'ambito territoriale sud, di approvare entro 15 giorni, pena l'invio di un commissario ad acta, il cosiddetto piano di zona dell'ambito, al cui interno è formalmente definita, in rapporto alle esigenze dell'utenza, la nuova offerta dei servizi e il riequilibrio della esistente. I numeri del Covid anche oggi sono 487, ieri erano 503. I contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 3.667 tamponi eseguiti e il tasso di positività che dal 12.56 è salito al 13.24. 4 i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.629. Andiamo adesso a Corigliano. Si svolgeranno nel porto di Corigliano Rossano gli stati generali della pesca sotto forma di conferenza, autorità marittime nazionali e regionali quindi a confronto in quello che è il nuovo seminario nazionale dei flag a Corigliano Rossano. Il comune di Corigliano Rossano ha ospitato il 9° seminario nazionale dei FLEG, gruppi di azione locale della pesca. 85 rappresentanti provenienti da tutto il territorio italiano hanno avuto l'opportunità di visitare le realtà produttive della zona ospitante. Oltre a partecipare a conferenze e incontri, gli addetti ai lavori sono entrati in contatto con il mercato ittico, il porto della città e hanno partecipato agli stati generali della pesca, che hanno trattato alla presenza delle massime autorità marittime nazionali e regionali le tematiche relative allo stato dell'arte della pesca in Calabria e alle prospettive nel settore.
Soddisfatto il sindaco Flavio Stasi, che ha definito le 3 giornate un'occasione di grande prestigio, perché hanno aperto un confronto diretto con i rappresentanti del governo presenti sulle problematiche che affliggono le marinerie italiane, in particolar modo quella calabrese. FLAG significa Fishers Local Action Group, questo acronimo inglese che sta a significare un gruppo di azione locale, di animazione territoriale e sostanzialmente di raccolta dei fabbisogni dei pescatori sia in forma singola che in forma associata attraverso le cooperative. Devo dire che l'esperienza della Regione Calabria ha portato risultati soddisfacenti in un momento difficile per tutte le marinerie d'Italia e d'Europa che fanno i conti con il caro gasolio che ormai rappresenta un handicap fortissimo, c'è molto fermento da questo punto di vista, speriamo attraverso le misure ulteriori di sostegno della comunità europea e ovviamente attraverso il Ministero di poter far fronte a questa problematica. E, per noi è un motivo di grande soddisfazione aver organizzato questo seminario FLAG in Calabria, è una riunione di tutti questi organismi delle varie regioni che si tiene ogni anno in una regione diversa. Ma per noi è un evento importante innanzitutto perché si fa in Calabria, siamo felici di accogliere tutti i flag del paese in Calabria, in una regione che ha 800 km di coste e che deve rilanciare il settore ittico, il settore della pesca. Noi abbiamo utilizzato molto i flag in questi ultimi anni perché riteniamo che possono essere strumenti per snellire la spesa e velocizzare la spesa recependo le istanze dei territori di chi opera nel settore della pesca. Quindi faremo così anche in futuro perché questo strumento lo riteniamo uno strumento di grande interesse per arrivare alla più velocemente alle esigenze dei pescatori. Certo, è un momento di grande difficoltà perché questo incontro si svolge in un momento in cui c'è una grande tensione nelle marinerie di tutto il paese, anche in quelle calabresi, per il caro carburanti che ha determinato gravi problemi per tutto il settore. Le imprese sono in ginocchio, noi abbiamo l'esigenza di stare vicini alle imprese ed è per questo che in confronto che ho avuto anche con i dirigenti del Ministero ho rivendicato la possibilità di utilizzare fondi del FEAMP per venire incontro alle aziende del settore per fare in modo che ci sia un ristoro come c'è stato nel periodo Covid per il fermo Covid e quindi arrivare velocemente a stare vicini ai nostri pescatori. Abbiamo rivendicato un aumento della velocità della spesa da quando io sono assessore anche per il FEAMP, abbiamo rivendicato una maggiore snellezza nelle procedure burocratiche. Noi abbiamo una modifica finanziaria ferma dal 29 luglio dello scorso anno, se e quando ci sarà approvata, accelereremo ulteriormente una spesa che negli ultimi 2 anni è molto aumentata nella sua velocità. Per cui tutto questo ci fa ben sperare per il futuro, purché naturalmente le contingenze internazionali ci consentano di stare, di alleggerire questa pressione sui pescatori e quindi anche di stare vicini attraverso gli strumenti a disposizione alle nostre marinerie. Ci fermiamo per qualche secondo, ci sono dei validi consigli della regia. L'amministrazione comunale di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, invita i cittadini e gli organi di stampa all'inaugurazione della mostra itinerante Maternità e Sacralità, i fini dell'amore, i volti dell'amore, arte, cultura e sport, che sarà domenica 12 di giugno, questa domenica dalle 19.30 presso la chiesa di San Francesco. A 6 anni dalla prima esposizione del 2016, Maternità e Sacralità, i fini dell'amore, l'associazione culturale Arte Terapia Zefiro Arti Gioiosa Ionica, presidente Carmela Salvatore, in collaborazione con la Consulta delle associazioni di Gioiosa Ionica, propone questa mostra dedicata ai volti dell'amore sotto ogni aspetto e sfaccettatura.
Città Metropolitana mette a punto il fondo stradale della SP122 di via Rocco Gatto fino alla contrada Palma. In programma ci sono altri importanti interventi che riguardano la stessa SP122 e la SP5 Naniglio Sant'Antonio. Le dichiarazioni del direttore dei lavori, responsabile dell'ufficio viabilità ionica Tito Misefari, del sindaco di Gioiosa e consigliere delegato Metrocity Salvatore Fuda e del sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace, tra l'altro consigliere delegato proprio alla viabilità. Salve, questo siamo sulla 122, praticamente una strada provinciale molto trafficata e grazie alla segnalazione del sindaco Fuda e anche a noi tecnici che controlliamo le strade provinciali abbiamo notato che questo tratto di strada andava immediatamente ripreso. Quindi con il RUP Luigi, ingegnere Luigi Straguzzi, il sottoscritto Giovanni Misefari, direttore dei lavori, abbiamo improntato un progetto che in circa 20 giorni abbiamo tirato fuori e abbiamo fatto l'appalto. La situazione è come voi potete vedere, che stiamo bitumando, il tratto di strada adesso è molto molto migliorato, anche abbiamo fatto la raccolta delle acque meteoriche ai margini della strada e grazie anche all'input del mio dirigente giustamente e del facente funzione sindaco Versace. Sono in corso da stamattina i lavori per ultimare, lavori di bitumazione per ultimare questo intervento che insieme alla città metropolitana e al sindaco Versace delegato per la viabilità si è predisposto dopo diverso tempo di programmazione. Questo è un intervento già programmato e finalmente riusciamo per quest'estate a consegnare una buona viabilità in questo tratto, nella via Rocco Gatto in particolare, che era davvero complicato, ormai era diventato davvero complicato transitare. Un altro importantissimo intervento lo hanno fatto a monte in contrada Palma, sempre su questa stessa strada provinciale, che servirà a deviare e a controllare il regolare deflusso delle acque piovane, che sono quelle che poi determinano il depauperamento della pavimentazione stradale. Quindi è un buon passo avanti e questo è un grande gesto di attenzione, un contributo importante che la città metropolitana sta dando alla comunità di Gioiosa. Sì, ci troviamo qui sul tratto di strada della SP122 a Gioiosa, un importante intervento che finalmente volge al termine. Stamattina hanno iniziato i lavori di ripristino del manto stradale, un'opera molto importante attesa da tutto il territorio, non soltanto appunto quello locale. Un'opera che ovviamente arriva al momento giusto, anche in prospettiva di quello che sarà il flusso turistico che sicuramente speriamo possa venire alle nostre latitudini. È un'opera, se mi permettete, anche importante, che rientra tra quelle che sono le opere di viabilità che noi stiamo provando un po' a organizzare in un settore molto complicato che vede, diciamo, da ormai troppo tempo probabilmente non dei dovuti finanziamenti che possono essere gestiti in maniera adeguata, proprio per dare lustro a quelle che è una viabilità che è ormai vetusta, che nel tempo non ha avuto le giuste attenzioni. Noi come città metropolitana ormai da qualche tempo stiamo provando a riprendere un po' quelle che sono le arterie più importanti e a dargli quella giusta dignità che è doverosa soprattutto per i nostri concittadini e non soltanto appunto per coloro che vengono a utilizzare queste nostre strade nel periodo turistico, ma soprattutto per chi le vive nel quotidiano, per chi le vive durante il periodo invernale per andare appunto e per spostarsi, per andare a lavorare, ma soprattutto per coloro che vivono questo territorio e i disagi di questo territorio. Ovviamente questo è soltanto uno degli interventi importanti che noi abbiamo programmato in quest'area, che rientra in un intervento più importante che va verso l'area di Roccella nell'ambito appunto di lavori che guardano che vengono appunto inclusi dentro il progetto di protezione civile e ovviamente su questo e su altro noi speriamo di poter concretizzare nuove opere che possano far ritornare un po' anche di tranquillità e serenità ai tanti concittadini che purtroppo per tanto tempo l'hanno vissuto come disagio.
Adesso un uomo molto caro a donne e uomini di chiesa, parliamo di Don Franco Maiolo di Messo dell'ospedale. Sono venuto qui a Santa Domenica di Placanica, al santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, per lodare e ringraziare la Madonna che mi ha salvato nel grave incidente d'auto che mi è accaduto, per ringraziare il caro fratel Cosimo che ha pregato per me. Visibilmente commosso, Don Franco Maiolo ha espresso queste parole e si è fatto fotografare dinanzi alla statua della Vergine Maria Santissima Nostra Signora dello Scoglio l'altro pomeriggio, una testimonianza eloquente di un bravo e serio sacerdote, da sempre devoto alla Madonna dello Scoglio e a fratel Cosimo. Dalla guarigione, dal ringraziamento di Don Franco Maiolo, passiamo a Castrovilla, e si chiude l'anno scolastico come? Con una mostra d'arte, per concludere nel miglior modo possibile l'anno scolastico del liceo artistico. Ascoltiamo la dirigente, l'orafo Stefano Marino, e la studentessa La Falce per i particolari. Un anno intenso, quello del liceo artistico di Castrovillari, che ha voluto terminare l'annualità 2021-22 con una mostra d'arte fruibile fino al 20 giugno, dove le opere dei laboriosi studenti diventano un'attrattiva per tutto il comprensorio. È così che i giovani artisti, affiancati da docenti che animano estro e creatività, rendono il proprio istituto un vero polo culturale, un luogo in cui l'arte non solo prende forma, ma si respira con passione. Questo liceo artistico è unico veramente nel nostro territorio, riesce a raccontare sempre di più utilizzando i linguaggi più svariati. Questa mostra è veramente il racconto di tante vite, di tanti giovani artisti. La sezione non è unica, appunto l'avrete ammirato, sono diverse le sezioni della mostra, quindi ognuna di loro valorizza delle tecniche, quindi delle tecniche che i ragazzi hanno appreso. Ad impreziosire la mostra, la collaborazione con Stefano Marino, orafo castrovillarese, che ha seguito gli studenti nel progetto di alternanza scuola-lavoro, fornendo ai ragazzi una guida speciale e la possibilità di una settimana di formazione gratuita attraverso il premio formazione presso il proprio laboratorio, uno dei più importanti della città. Abbiamo cominciato a lavorare insieme, è stata una cosa bella perché abbiamo dato a loro la possibilità di esprimersi, quindi abbiamo chiesto di presentare dei progetti, abbiamo iniziato così il nostro percorso. Abbiamo progettato un completo, un bracciale, una collana e degli orecchini abbinati in un bicolore, quindi dando un po' di effetto anche semplicità, però anche abbiamo scelto un gioiello contemporaneo. È un percorso che mi piace molto, anche perché la scuola ci apre, diciamo, la base, ci dà la base del percorso, con anche, diciamo, gli orafi che ci hanno seguito, ci hanno trasmesso ancora di più la voglia di continuare, l'amore e la passione. Sono orgogliosa di ciò che sto costruendo e soprattutto spero che sia il primo di una lunga serie. Ebbene, aspettiamo il futuro. Roccella si prepara ad un'estate di grandi presenze con numeri da record. Il Roccella Summer Festival e il Jova Beach Party catalizzeranno nel centro ionico oltre 120.000 presenze. Abbiamo ascoltato il consigliere delegato alla qualità della vita e componente del tavolo tecnico del turismo, Domenico Cartolano. Intervista di Giuseppe Mazzaferro. Alle nostre spalle la bandiera blu. Una conquista per Roccella Ionica da 20 anni a questa parte. E noi abbiamo il nostro caro delegato alla qualità della vita. Parliamo di Domenico Cartolano, avvocato Domenico Cartolano, che ha questa delega importante oltre a quella sportiva e fa parte del tavolo tecnico per il turismo a Roccella, che c'è un triunvirato che organizza, se possiamo dire così, gli eventi turistici, compreso il sindaco, il primo cittadino, che ha mantenuto anche questa delega. Ecco, lo incontriamo perché Roccella sta per predisporre, anzi lo ha già fatto, perché vi stiamo parlando a giugno inoltrato, una stagione che probabilmente rimarrà nella storia. È la 20ª bandiera blu,
è l'anno dopo il Covid, è l'anno del Jova Beach Party ed è l'anno del Roccella Summer Festival. Ecco, vogliamo raccontare intanto di questa avventura del Roccella Summer Festival che parte non da lontanissimo, dall'anno scorso. Abbiamo la possibilità di poter vedere concerti di grandissima caratura nel nostro territorio. Dicevo, 2019 banco di prova che è stato brillantemente superato e che sono sicuro anche in virtù di questo, diciamo così, esame superato ha dato la possibilità agli organizzatori del Jova Beach di riconfermare Roccella come una cittadina in grado di ospitare l'evento, anche perché, e qui mi ricollego ancora una volta su quello che è il fenomeno legato al rispetto dell'ambiente, sappiamo la natura ambientalista di Jovanotti e anche in questo caso un plauso va all'assessore Chiefari e naturalmente è all'assessore di riferimento nella legislazione precedente, ma ancora di più anche alla Ionica Multiservizi e a tutti i collaboratori che grazie ad un straordinario spirito di laboriosità si sono subito prodigati per pulire l'aria e renderla immediatamente fruibile. Roccella obiettivamente con il suo porto delle Grazie si pone come una grandissima infrastruttura a servizio non solo di Roccella ma dell'intera collettività, quindi un ringraziamento intanto va ai precedenti amministratori e agli attuali amministratori che stanno facendo un lavoro straordinario. Naturalmente a noi il compito di supportare questo tipo di infrastruttura e ci siamo quindi prodigati l'intera amministrazione nel andare ancora nel senso di sviluppo di quell'infrastruttura rendendola ancora più accessibile per le famiglie, se non altro in virtù di quello che è un evento che si chiamerà Va in Porto, una seconda edizione che è stata quindi organizzata dall'intera amministrazione ma che vede in prima linea il sindaco Zito, l'assessore Chiefari e il sottoscritto, che dà la possibilità di poter rendere, come detto poco fa, il porto a misura di famiglia, perché ci saranno degli artisti di strada che intratterranno piccoli, ma dico io anche meno piccoli, per la gioia di mamma e papà e dei più grandi. Ci sarà anche un momento dedicato allo street food, alla gastronomia, perché noi dobbiamo... Quello non deve mancare mai. Ma non manca mai, anche perché il nostro uno dei punti di forza del nostro territorio è l'ottima gastronomia e sono sicuro che noi andremo andando in questa direzione avremo anche in questo contesto un'occasione di sviluppo. Torniamo a scuola, un grazie di cuore per l'attenzione che avete voluto dimostrare alla città di Gerace con il vostro video, con l'augurio di uno splendido futuro. Parole impresse in una targa che l'amministrazione di Gerace, rappresentata dal vice sindaco Rudy Lizzi, ha consegnato ieri ai studenti della 4B del liceo scientifico Zaleuco di Locri, alla presenza del dirigente Carmela Rita Serafino e dei professori Rossella Fontana, Alexandra Tino e Giuseppe Marra. Questa targa, ha sottolineato Lizzi, è un grazie che rivolgiamo a voi ragazze e ragazzi dello Zaleuco che avete vinto la sezione territorio e comunità del concorso Racconta il tuo territorio della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania con un video intitolato Gerace in cui c'è tutto il vostro impegno e amore del territorio per il territorio. Andiamo adesso ad un appuntamento, torna il Giugno Locrese, siamo a Locri, è stata posticipata a sabato 2 di luglio la premiazione della 53esima edizione concorso nazionale di poesia Giugno Locrese. Nella stessa serata sarà consegnato il premio Città di Locri destinato ai cittadini che si sono distinti per la propria condotta quotidiana e l'amore per il paese. Slitta dunque di una settimana, la data era stata inizialmente fissata al 25 di giugno per sopraggiunti impegni istituzionali e si legge nella deliberazione di giunta 73 del 26 di maggio, vista la sua importanza e valenza culturale, si articolerà in più serate. Il 2 di luglio, quindi, il Giugno Locrese a Locri. Adesso i nostri titoli, cioè la rassegna dei titoli delle principali testate calabresi. Raggiunta l'intesa sui 4.000 lavoratori, definitivo il contributo per 18.000 euro, ma resta il nodo, centriamo meglio, ma resta il nodo delle ore di servizio. Regione Calabria ha concluso l'accordo per l'equiparazione salariale degli ex LSU e LPU.
In alto gli occhielli, vedete Peppe Scopelliti, sempre osteggiato dall'avvocato De Stefano, l'ex sindaco e governatore, la sentenza del processo Gota. E poi il COISP, più agenti per garantire sicurezza città, l'incendio tra le colonne, vedete, di Opera. Poi 'Ndrangheta, sotto accuse i clan, l'inchiesta Lampetra alla fase finale, fissata la requisitoria davanti al GUP per gli imputati con rito abbreviato. E poi ZES, non piace la scelta della sede di Lamezia Terme, errore strategico. Andiamo al centro pagina Metropolitana Leggera, allo studio il trasferimento delle risorse, il collegamento da Villa San Giovanni a Melito. Sarebbe veramente un toccasano. Giorni decisivi per la regina, trattative oltranza e tempi stretti. Ancora in colonna a destra, sull'ospedale a Palmi, ora prevale l'ottimismo, pronto nel 2026. Monsignor Olisa in visita al tribunale, insegnate la legalità per il vescovo, fare giustizia alla Locride e promuovere percorsi di legalità, crescita e sviluppo. Filorussi condannano a morte tre stranieri, processo farsa per due britannici e un marocchino accusati di combattere con gli ucraini. Altre armi in arrivo dall'Italia, l'ossessione di Putin, non faremo la fine dell'URSS. Siderno, TMB di San Leo, un futuro senza frazione organica. La richiesta della sindaca Fragomeni al commissario Gualtieri all'Assemblea dei Sindaci. E poi sulla svolta BCE, tassi in aumento e stop all'acquisto dei titoli, spread in rialzo, male le borse. Ribaltata la sentenza di primo grado, Shalabayeniava non fu sequestrato, assolti Cortese e Improta. Trevisan, Parigi è speciale, la vita va affrontata col sorriso, intervista alla tennista fiorentina. Lasciamo Gazzetta del Sud dopo aver letto questa prima pagina e ci spostiamo direttamente al Quotidiano del Sud, edizione di oggi. Serve una ricognizione totale dei beni, le aziende sanitarie navigano a vista ancora sulla salita degli sprechi, apre il Quotidiano. L'ultimo report complessivo risale al 2012, ma riordino e l'inventario delle proprietà dell'ASP e degli ospedali sono un obiettivo prioritario che il Ministero ha consegnato nelle mani del commissario ad acta Occhiuto. Eppure a Donetsk i filorussi condannano a morte due militari britannici, tensione sempre più alta, nessun accordo con la Turchia sullo sbocco nelle riserve di grano. Ci spostiamo ancora in basso, l'inchiesta, il posto obbligatorio, gli umori da Vibo a Lamezia. In foto vedete la vicepresidente della Giunta, lavoro ritorna garanzia giovani, finanziata con 17 milioni dalla Regione. E poi ancora Bruno Ventrici, il broker che trattava con i narcos. Vibo è stato, sono stati sequestrati i beni. A Bagnara, riammessa in classe la prof con la sclerosi multipla, Maria Carmela Gioffrè. Ancora a Vibo, la Giunta Limardo cambia volto dopo le dimissioni del vice sindaco e ora dalle altre quattro province Donato e la Marina del futuro, dibattito sul Lido e turismo a Catanzaro, da Reggio Polizia la denuncia sotto organico di decine di unità. Vibo Comune, il PD per il sindaco una sconfitta totale e a Crotone accordo saltato, Forza Italia non ci sono le condizioni. Ancora in basso, Cutro, due condanne per quattro omicidi svelati dalla gola profonda. E poi ancora il super poliziotto Cortese assolto con gli altri imputati. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti.
episodio è stato presentato da... Qua è Charlotte M. Lo sapete la novità? Sono arrivate le scarpe più belle di sempre. Carpa, c'è una sorpresa. Degli occhiali pazzeschi firmati da me. info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Si chiude oggi la campagna elettorale in previsione del voto di domenica. Nella nostra regione si vota anche nel capoluogo. I principali appuntamenti di chiusura. Nel completamento del finanziamento sui fondi di sviluppo e coesione è già chiarito che non vi è alcun finanziamento per la statale 106. Assemblea al Tribunale di Vibo Valentia dopo l'intimidazione ai giudici della sezione lavoro Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro. Metro City in cammino insieme al territorio verso l'Ocride Capitale della Cultura 2025. Incontro tra il sindaco facente funzioni Versace e i consiglieri Fuda, Lizzi e Mantegna. Ieri si è svolta l'assemblea dei sindaci della Locride dedicata al piano d'ambito alla presenza del sindaco metropolitano Carmelo Versace. A Palmi l'ospedale sarà realizzato entro il 2026. Dalla regione arrivano notizie positive sul completamento dell'opera.